Buongiorno e benvenuti al San Nicola, cari amici. Buongiorno al presidente Nicola Tritto che in vista della Coppa Robredo ci presenta i nuovi protagonisti di questa amichevole di lusso. Tra, lo possiamo dire, sono due vecchie glorie che in 30 anni di subbuteo hanno infiammato in lungo e largo molti campi da gioco di Reggio Calabria. E allora, la parola a te, caro presidente, e presentaceli pure. Allora, sulla mia sinistra Nicola Tomasello e sulla mia destra Roberto Cogliazzo. Ecco. E allora, non starò qui certo ad elencarvi tutti i vostri precedenti storici, ma mi limito nel dirvi solamente che dal dicembre del 2013 ad oggi vi siete affrontati ben 3 volte, ragazzi. Alla faccia. E di questi 3 precedenti, Nicola Tomasello è in vantaggio con 2 vittorie e 1 pareggio. E l'ultimo vostro precedente fu disputato al vecchio Royal Stadium di Casacalcamo, il mio stadio, ecco, quando nella semifinale del Loreto Memorial Day ebbe la meglio dopo una partita tiritissima, proprio tu Nicola, avresti la meglio proprio, sì. Dopo una partita proprio che hai vinto poi ai tiri piazzati. Comunque iniziamo, ragazzi, l'intervista e rispettando l'ordine anagrafico. Ecco, andiamo a te Nicola Tomasello. Dopo 2 finali perdute, bisogna ammettere che ci sei andato veramente vicino. Ecco, speriamo che si sfati il famoso detto che non c'è 2 senza 3, ecco, non è meglio non dirlo. Come arrivi a questa Robredo Cup, Nicola? Sicuramente sono molto carico perché dopo 2 sconfitte in finale sicuramente vorrò rifarmi in questo torneo. Bene, certo, bene. I vari antagonisti sono di spessore e di livello molto alto, quindi sicuramente sarà difficile arrivare in finale. Benissimo, perché avremo anche dei nuovi protagonisti in questo torneo. Sono molto forti e anche di livello molto alto. Il livello quindi sarà si molto alza. Difficile questo torneo. Beh, ecco, ti volevo dire, ma sai perché ti chiamano lo squalo, Nicola? No. Te lo posso dire io, certo. Allora. Ti chiamano lo squalo perché tu riesci sempre a sfruttare i punti deboli dell'avversario e non lasciando il tempo di reagire. Ecco, volevo dirti solo questo. Allora, The Shark, benvenuto tra noi a San Nicola. Andiamo adesso a te, Roberto. Tu sei una vecchia gloria della franchigia di Casa Lopresti. Uno Yankee, come ti definisco molto simpaticamente. Ecco, da poco sei passato al settore agonistico reggino. Ebbene, come ti trovi con il nuovo Table Soccer? No, diciamo che dopo le prime comprensibili difficoltà mi sono appassionato a gioco e quindi... Ma trovi qualche difficoltà o riesci a integrarti facilmente sul nuovo tessuto? Diciamo che sono... impostazioni di gioco un po' differenti, con materiali differenti. E certo, un po' di difficoltà, è logico che la si trovi. Ecco, ma pensi di trovarti a disagio col nostro old Subbuteo oppure credi di poterti insomma adeguare? Penso di no, spero di no. Ma visti i 2 precedenti direi proprio di no. Si tratta di rimodulare il tocco. Certo, riprendere un pochino la mano, ecco. Ma dimmi una cosa, tu hai saltato il Moonlight Park Invitational, appunto, il torneo che abbiamo fatto. Ecco, ma ti volevo dire, ma ti sei allenato in questi giorni? Devo essere sincero. Dimmelo, sincero deve essere. Per niente. Ah, vabbè, allora, ecco. Allora, speriamo, insomma, che possa riprendere la mano, insomma, il nostro caro Roberto Gugliandro. Grazie. Nicola, vuoi fare la tua conclusione, oppure... Sì, concludo che cercherò di... difficile di bloccarle a tutte e 2. Certo, immagino, perché non ci saranno solo loro, perché ci saranno veramente protagonisti che non ci lasceranno tregua, io già me l'immagino, insomma, da oggi fino a dicembre. Va bene ragazzi, è davvero tutto, grazie ai nostri Nicola Tomasello, grazie Roberto Ugnando, grazie presidente, grazie di averci seguito e adesso l'appuntamento è previsto dopo il 6 settembre quando andremo a fare i sorteggi di questa vincente competizione. Ciao a tutti da San Nicola, a breve le immagini. Alla grande. Sì, purtroppo non c'è nemmeno...
questo gol quello che è andato a me in finale. Io ho fatto lo stesso errore suo, nel senso che dovevo tenere il portiere. Che noi il portiere dobbiamo tenere, se io ho fatto la stessa cosa. No, non dovevo fare quello. Finito il primo tempo.